Ehi, via di lì, ciao. No, no, ragazzi. Come viene vissuto il matrimonio dalle giovani generazioni che ti racconti in questo film? Oggi raggiungiamo il massimo con un cast d'eccezione. Abbiamo il cast del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, che è anche il regista. Alex ecco, ha tradotto in una parola sola tutti i nostri pensieri, ma non basta essere così belli, perché purtroppo nel film succedono tante cose. Scusa ma ti voglio sposare è una serie di un panorama di diverse storie d'amore con i pro, i contro, le difficoltà. Il film uscirà il 12 in concomitanza poco prima di San Valentino e speriamo che insomma possiate andare insieme al vostro fidanzato, al vostro... Il film a me è piaciuto tantissimo perché è molto romantico e sicuramente con questo film noi facciamo un grande augurio per San Valentino. Guido è uno studente universitario che conosce Niki all'università. Le sue passioni sono sempre la poesia, passione che ha in comune anche Niki. Vicino a Raul, poi mi piace perché io faccio Raul! Mi eccita tantissimo, grazie, poi penso che sempre grazie, veramente carine, grazie. Niente, intorno a loro comunque c'è un mondo, la cosa principale è la loro storia, chiaramente, però intorno a loro ci sono altre storie, altre persone comunque che fanno il percorso, io, vabbè, succederanno delle cose, le storie parallele alla storia principale. Niente, siamo felici di essere qua, grazie per essere venuti tutti qua. Vai Simo! Cominciare a muoverci. Il matrimonio a parte di questa promessa. Quindi chi crede nell'amore, secondo me è giusto che si faccia. Piano piano, senza che spingete, tanto ve la fate.